vederti qui è qualcosa che di unico, dà una carica che non avete idea. Noi siamo un piccolo team, ci autofinanziamo per il 90% di quello che sono le spese. Chi conosce il motorsport sa che sono lacrime e sangue per capire. Matteo Taglione per quanto riguarda le quattro ruote. Allora, quest'anno è stata una stagione dove siamo partiti senza avviso, senza così, diciamo un po' per gioco. È iniziato a venire fuori qualche risultato e abbiamo portato avanti quello che stavamo costruendo, ci abbiamo creduto e purtroppo anche senza tre gare siamo riusciti a portare a casa la Coppa Xai e il terzo posto assoluto del trofeo Centro Italia. E per quanto riguarda la stagione dell'anno prossimo stiamo ancora decidendo le gare da fare, se rifare lo stesso campionato oppure cercare qualcosa di e niente, diciamo anche quest'anno è stata la seconda volta che abbiamo vinto la Coppa Xai, perché anche l'anno scorso abbiamo vinto appunto la Coppa Xai e niente, per quanto riguarda l'anno prossimo speriamo soltanto in un 2023 ricco di emozioni come il 2022. E qua non lo vedo, di qua. E fanno tutto l'anno così, non potete capire. La stagione 2022 è andata più discreta di quello che uno si aspettava. Abbiamo portato risultati che non ci aspettavamo, tra cui un primo posto alla gara di Teruda e un terzo posto alla gara di casa. E abbiamo concluso secondi dietro avversari che fino a quella pochissima esperienza che ci abbiamo avuto hanno sempre primeggiato e niente, la stagione 2023 pur sapendo che sarà molto difficile al di là della competitività ma soprattutto riuscire a svolgerla, diciamo che gli obiettivi sono un po' più attezzosi di quelli del 2022, sempre pur rimanendo con quelli di Vettel, però è una continua sfida con noi stessi. Cosa si prova quando si abbassa la visiera e si inizia a dare gas a martello? Quello che si prova sinceramente non ho termini adatti per descriverlo, però quando arrivi sopra e apri la visiera e dici pure mo ce l'ho fatta, è una bella sensazione, ti senti molto alleggerito rispetto a quando stai davanti al semaforo. Davvero ancora complimenti, grazie. Per una stagione che è stata di poco fantastica e grazie per aver portato in alto la bandiera per la nostra. Sandro Finelli. Abbiamo un piccolo omaggio da darti, lo so che tu non ami queste cose, però questo è un piccolo omaggio, il presidente del Motoclub Cecilia Riders, Gianni Scala. E anche quest'anno è stato il nostro Motoclub a cui ci siamo appoggiati, anzi abbiamo riposto assoluta fiducia, non solo Gianni, perché è un grande motoclub e quest'anno ha fatto veramente qualcosa di grande. Allora, il motoclub Castellini è nato tanti anni fa. Oggi noi abbiamo ripreso le redini di questo motoclub abbandonato, ma oggi è il fior della ciociaria di questo nuovo motoclub, si chiama Motoclub Castelli Riders Ciociaria, ma Ciociaria perché fa parte della nostra città, cioè la nostra Castellini, della Ciociaria fa parte dell'intera Ciociaria dove le nostre radici è importante portarle qui, la gara valevole in questo paese, perché questo basso Lazio non ha niente e questa è la cosa importante per riportare una gara agonistica al nostro paese.
chiedo, questo motoclub Castellina è nato 2 anni fa con 17 ragazzi fuoriusciti dal motoclub Franco Mancini, abbiamo riorganizzato tutto questo motoclub. L'anno scorso la federazione ci ha onorato di darci la gara valevole per il campionato italiano che è in salita, è stato un grande successo, è stato una... e quest'anno la federazione ci ha richiamato dandoci di nuovo doppia gara, non una gara sola, doppia gara, sempre campione italiano, velocità in salita per la quarta prova valevole per il campione italiano. Che dire, una piccola squadra che comunque inizia a avere grandissimi risultati, non solo organizzativi, ma anche noi con, abbiamo iniziato con un pilota e stasera lo stiamo festeggiando, Edoardo Rea, e per noi è stata una grossa soddisfazione averlo nel nostro team, nel nostro motoclub, sperando che si avvicinino altri piloti in questo nuovo, una nuova nascita di questo motoclub Castellini. Speriamo, oltre a Rea, ci saranno altri ragazzi per poter svolgere queste competizioni di salita, di velocità in salita. Grazie mille. Sicuramente sarà un 2023 che... Io vi aspetto il 24 e 25 giugno a Isola del Liri per la Isola Liri Arpino e speriamo che siamo tanti, così sarà per noi un orgoglio, una soddisfazione per il territorio e per l'intera Ciociaria. Grazie mille. La Campoli Motorsport con Ezio e Massimo, tutti e due, non facciamo i furbi, dai Massimo. Oh, scusa. Allora, stasera ci troviamo qui con questi ragazzi del team e mi ha fatto veramente piacere. Noi abbiamo collaborato nel settore auto, quindi abbiamo preparato questo motore, questa Clio che ha vinto 4 gare su 5. I ragazzi quando arrivarono da noi avevano avuto un bel po' di problemi, non riuscivano a finire una gara, quindi se sono 2 anni che corrono con questa macchina, che adesso lo durano, non ce ne sono stati, è una bella soddisfazione anche per noi. L'elettronica ce l'ha curata Carmine, noi abbiamo pensato a tutta la parte motoristica. E quindi quest'anno, sempre con lo stesso team, ci presentiamo anche nel settore moto. Stiamo preparando il motore per la volta per fare il campionato nella serie Open. Questo ragazzo aveva veramente forte, quest'anno si è classificato secondo con una moto strettamente di serie, quindi cerchiamo di darci un po' più di cavalli quest'anno e vediamo come esce fuori. I presupposti ci stanno tutti, quindi noi ci metteremo la nostra. E la cosa bella è che lavorare in questo team è perché ci sono dei ragazzi. Io quando vedo questi ragazzi giovani che mi promettono bene, che hanno la passione, si impegnano, mi caricano pure a me a fare le cose, innovazioni, e a mettere in campo tutto quello, diciamo, che abbiamo sviluppato. Il settore moto per noi non è la prima volta, abbiamo preparato motori per quanto riguarda l'autocross, sui prototipi popolari, con degli ottimi risultati, abbiamo vinto delle belle gare e fino a oggi siamo stati competitivi. Adesso poi ho fatto pure qualche motore, ho partecipato alla realizzazione di qualche motore sperimentale per le gare su pista, Ducati prettamente. Quest'anno andiamo su Honda, abbiamo fatto sempre su Suzuki, quest'anno andiamo su Honda. Il motore già l'abbiamo aperto, ho studiato un po' com'è tutto il lavoro da fare. Secondo me si può fare un bello sviluppo su questo motore qua. E niente, adesso è inutile che parliamo, aspettiamo i risultati. Quando saremo al banco prova poi vi dirò come va. Comunque grazie ragazzi, veramente è una bella cosa vedervi qua tutti quanti, perché quando ci stanno i ragazzi significa che ci stanno sempre. E noi ci viene l'entusiasmo di portare avanti questa cosa. Grazie. Vorrei chiamare qui anche Cesare Funari, che cura tutto l'aspetto social, tutto l'aspetto
riguardante la nostra visibilità. Stagione davvero ricca di emozioni, tanti equipaggi seguiti, e che dire, ci descriva un po' come è stato questo 2022 per DRC. Sono libero, un anno pieno di soddisfazione, oltre abbiamo vinto due titoli italiani, con lo Scarabone e con il Pizzi, poi abbiamo vinto diverse gare nella FX Series con la scuderia Girelli. Ringrazio per essere stato invitato a questa serata dove ci sono due piloti seguiti da noi, uno è Matteo Taglioni che ha vinto la Coppa Xai di zona slalom, l'altro Edoardo Rea, vice campione italiano. Che dire, speriamo di fare meglio il prossimo anno e di essere più presenti sui campi da. Poi, come descriveresti questa incredibile stagione? Ma allora, come hai già detto tu, è stata comunque un'incredibile stagione e personalmente sicuramente al di sopra di tante aspettative. Ci siamo divertiti con l'Ati, abbiamo comunque ottenuto dei grandi risultati vincendo comunque la gara di casa, ma abbiamo vinto altre quattro gare, un'altra gara l'ha vinto il mio papà, quindi anche grande soddisfazione come officina, come scuderia. Noi siamo un bel gruppo, lo facciamo per passione, ci divertiamo, ma i risultati quest'anno sono veramente arrivati, come dicevo, al di sopra di tante aspettative. Sicuramente il primo obiettivo adesso è ripetersi, bisognerà capire sicuramente tante cose, però già ripetersi è una gran bella cosa, magari fare anche di più ancora meglio, ma quest'anno ci siamo divertiti, abbiamo lottato con grandi nomi, persone di tutto rispetto, persone comunque di un certo livello, io reputo sicuramente al di sopra, però non possiamo lamentarci. Cosa si prova a vivere durante un weekend, non solo la parte del pilota, ma anche gestire una vettura che, come sappiamo, di assemblare vi costruite proprio voi? Sì, allora, diciamo che io di mio sono un tipo molto ansioso, quindi fin quando arrivo al sabato mattina curo tutto nei minimi dettagli. Può essere, poi noi facciamo elettronica, abbiamo motori, assetto, tramite anche una collaborazione, però comunque facciamo gran parte noi. Come dicevo, fino al sabato mattina curo tutto nei minimi dettagli, sia sulla mia macchina, in generale su tutte le nostre macchine. Poi dal sabato pomeriggio in poi spero che tutto vada per il verso giusto e un bel po' d'ansia fino alla prima mancia, poi dobbiamo sperare sempre che va tutto bene, perché poi magari le emozioni, appunto ansia e roba varia prendono sicuramente il sopravvento. In questo un grande aiuto viene fornito sicuramente dalle persone che ci girano intorno, che ci danno una mano, che stanno con noi, familiari, amici, parenti e chiunque sia. E un ringraziamento va sicuramente anche a loro per tutta la stagione. Stagione incredibile, difficile trovare anche le parole per descrivere quali sono stati i risultati anche per un team che si fa per dire così piccolo. Belle soddisfazioni, le riduco proprio alla team. Sì, hai detto bene, siamo proprio un piccolo team. È la passione dei due amici che hanno iniziato tanta passione e poi piano piano hanno scoperto che sia a livello tecnico che a livello, poi spinge un po' talentuoso, ce n'era, c'è da scoprire, c'è da lavorare, quindi nonostante le difficoltà ci crediamo, anche con un pizzico di presunzione, voglio dirlo,
forse non guasta mai. E ci stiamo mettendo tutta, soprattutto per raggiungere obiettivi molto ambiziosi, quale l'isola di Man. Vorremmo da qui a qualche anno portare Edoardo all'isola di Man, senza dimenticare anche l'enorme potenziale che però dall'altro lato delle quattro ruote ha Matteo. Io credo molto in lui, credo molto in tutte e due, però oggi è diventato veramente complicato reperire i fondi necessari per portare avanti una piccola struttura, come ben dicevi, nostra, che comunque porta tantissime spese. Noi ci autofinanziamo per il 90% quello che sono le spese, quindi tra lavoro diventa veramente difficile. Che dire, ci avete dato degli obiettivi importanti e noi sappiamo che ce la farete, ma obiettivi un po' più a breve termine, 2023 si punta sicuramente a migliorare quelli che sono stati comunque gli incredibili risultati e chissà, buttarsi anche in qualche nuova avventura? 2023 intanto vogliamo agguantare quello che è stato l'obiettivo di quest'anno, che era vincere il campionato. Non ci siamo riusciti per poco, abbiamo perso l'ultima gara, non per demerito nostro, ma perché comunque abbiamo lottato contro un colosso che è stato Maurizio Bottardo. Per quest'anno, il 2023, io spero molto, credo molto in Edoardo per quanto riguarda le moto, perché si sta veramente preparando tanto. Gli stiamo dando, insieme in collaborazione con la TR Ricci e la Campoli Motorsport, un mezzo che sia degno di nota, per non lasciare nulla al caso. Per quanto riguarda invece le quattro ruote, c'è un progetto che sarebbe quello del campionato italiano con Matteo. Purtroppo le attuali norme ACXAI hanno un po' rimescolato le carte, quindi dovremo vedere se riusciamo o se vogliamo farlo, perché ci hanno messo in una condizione di non poter farlo. Io vi ringrazio innanzitutto, perché due ragazzi come voi comunque state facendo veramente qualcosa di importante, perché per team piccoli come noi avere una visibilità insieme a Cesare fate un lavoro enorme. Spero che nasca un'ottima collaborazione con voi per il 2023, dato il 2022 siamo stati con il buon Cesare Funari, che da qualche anno abbiamo i contatti, e speriamo che anche voi riusciate a crescere con noi, anzi dobbiamo crescere insieme. Questo qua, sono questi. Poi ci riaggiorniamo più là, speriamo l'anno prossimo, 2023, di fare una nuova cena come questo.